Adesso dobbiamo solo trasformare Ben Uccellino in bel ragazzino. Aspetta, mi è venuta un'idea! Forse se facessimo un incantesimo insieme. Sì, dai, proviamo. Abracadabra! Oh, è stato davvero disgustoso. Ero un uccellino e ho persino mangiato i vermi. Oh, credo che il nostro incantesimo non sia ancora finito. Ben ora è diventato un coniglio. Oh, adesso si metterà sicuramente a saltellare di qua e di là e saremo costretti a cercarlo un'altra volta. Oh, questa non è una bella giornata. Soprattutto per il povero Ben. Che cosa è successo, Holly? Lo sai che ti ho cercata dappertutto? Scusa, tata Susina, ma Ben continua ad andarsene in giro e quindi abbiamo dovuto cercarlo ovunque. Capisco. Dov'è il ranocchio, quello che devo trasformare in Ben? Eccolo! Ma quello è un coniglio! Ben era un ranocchio, poi un uccellino. E ora, come vedi, si è trasformato in un bel coniglietto. Abbiamo tentato di tutto, davvero! Questo dimostra che entrambe dovete esercitarvi di più con la magia. Sì, tata Susina. Le fate della vostra età dovrebbero essere in grado di fare semplici incantesimi. Sì, tata Susina. Guardate e imparate. Quando l'avete trasformato in un ranocchio, abracadabrola, non sarebbe dovuto diventare un uccello, dabrola da. E di certo nemmeno trasformarsi in coniglio, abracadabrola. No, fin dall'inizio sarebbe dovuto tornare ad essere Ben. Abracadabrola, dabrola, du. Urrà! Oh, sono così felice che sia finito. Bambini, ripetete dopo di me. Cestino magico per cortesia, gelatina, gelatina, ma che troppa non sia. Cestino magico per cortesia, gelatina, gelatina, ma che troppa non sia. Urrà! Oh! È troppo poca ora. Le coppe sono un po' piccole, vero? Sì, ce ne serve ancora. D'accordo, allora proviamo così. Cestino, cestino, di più, di più, di più. Cestino, cestino, di più, di più, di più. Ottimo! Per un momento ho temuto che avremmo dovuto affrontare un'altra inondazione di gelatina. Inondazione, inondazione di gelatina! Oh! Inondazione! Tata, adesso c'è troppa gelatina! Fermala, tata! Te lo chiedo per piacere, gelatina magica! Sparisci subito, fai il tuo dovere! Tata, prova un'altra formula magica! Oramai mi resta solo la formula blocca magia! Però quella viene usata esclusivamente per le emergenze regali! Io dichiaro questa un'emergenza regale! Pioggia, fulmini e saette, vento del nord, soffia ancora! Formula blocca magia, io ti ordino di agire ora! Ha funzionato! Urrà! Tata Susina, dov'è il nostro cibo? Mi dispiace, ho dovuto bloccare tutta quanta la magia e questo include anche il nostro magico picnic. Certo che è strano, il mio cibo invece è ancora tutto qui. Sì, perché non è stato creato con la magia. E per fortuna ce n'è abbastanza per tutti quanti. Gastone non è triste. Anzi, è molto felice. Vedrai che sarai ancora più felice adesso. Perché non dai un'occhiata alla tua tana? Gastone! Come vi dicevo, le coccinelle non sono mai felici. Gastone, che cosa ti succede? Da non credere. Tata Susina, che cosa ha detto? Che gli piaceva la sua tana com'era prima. In disordine e puzzolente. Oh, scusaci tanto, Gastone. Non preoccuparti, la faremo tornare esattamente come piace a te. Sì. Siamo molto bravi a mettere tutto quanto in disordine.
È divertente! Una ragnatela qui e una ragnatela lì. Perfetto! Bacchetta fa apparire dal niente la cuccia di Gastone sporca e puzzolente. Dei calzini sporchi e anche dei lecca-lecca. Ottimo! Adesso aggiungiamo un po' di sudiciume e abbiamo finito. Splendido lavoro, ragazzi! Questo posto è puzzolente quanto lo era prima. Urrà! E ricorda, Gastone, che ogni volta che avrai bisogno di rimettere la tua tana in disordine, potrai chiamarci e ti daremo una mano. Certo! È proprio a questo che servono gli amici. Venite, andiamo a giocare. Sai per caso se può volare? Beh, la mia bacchetta è magica, ma io non credo che possa volare. Deve essere lassù da qualche parte. Se solo fosse capace di parlare per dirci dove si trova. Allora è semplice, non è capace di parlare ma sa emettere un suono. È come una specie di tintinnio. Perfetto, adesso prova a chiamarla. Va bene. Bacchetta, bacchetta. È la mia bacchetta. Il suono arriva da lassù. È una gazza ladra! E ha preso la mia bacchetta! A loro piacciono gli oggetti che brillano! È andata troppo in alto! E non mi ha permesso volare fino a quell'altezza! Non c'è problema! Mi posso arrampicare! Fa attenzione, Ben! Sta tranquilla, Holly! Gli elfi sono bravi ad arrampicarsi! E io sono un elfo! Ciao, uccellino! Possiamo riavere la nostra bacchetta magica, per favore? Bene! È stato facile! Accipicchia! Sei riuscito a convincere la gazza ad aprire il becco! Io non ne sarei mai stata capace! Sì! Gli elfi sono bravi in questo genere di cose! Sarà meglio andare, prima che la gazza tenti di riprendersi la bacchetta. Va bene. Decolla, Gastone! Decolla, decolla! Fate attenzione! Sta per uscire una carota! Tirate su! Tirate su! Tirate su! Wow! Oh, ciao, principessa Holly! Buongiorno, signor elfo! Da questa parte! Ciao, ciao! Arrivederci! Qui invece coltiviamo la lattuga! Sgomberate il campo! Sgomberate il campo! Sgomberate il campo! Andiamo, presto! Ma perché adesso hai aperto l'ombrello? Perché tra poco faremo piovere! E userete la magia? A noi non serve la magia! Abbiamo a disposizione un innaffiatoio gigante! Wow. Spingete su! Spingete su! Spingete su! Spingete su! È davvero fantastico! Se trovi questo fantastico, allora aspetta di vedere la piantagione di pomodori. Ed ecco qui la piantagione di pomodori! Wow! Mi dispiace, ma siamo invasi dai parassiti dei pomodori. Oh, perbacco! Ai parassiti dei pomodori piace tanto mangiare i pomodori. Già! Andate via! Ciao! Ciao! Sparite! Via! Oh, sono di nuovo tornati! Già! Se solo riuscissimo a trovare un modo per poterci liberare di loro! Gastone li ha spaventati! Certo, è ovvio! Alle coccinelle piace mangiare i parassiti dei pomodori! Bravissimo, Gastone! Diventerai la nostra coccinella da guardia! Adesso possiamo pensare a raccogliere un pomodoro! Tagliatelo!
Ciao, Holly! Ciao, Ben! Vieni fuori a giocare con noi, Holly! Mi dispiace, Fiore. Non posso venire fuori a giocare. Perché no? Daisy e Poppy sono con me, quindi dovremo giocare nel cortile. Oh, sono così dolci e così minuscole. Non sono affatto dolci. Bacchetta magica! Vuoi tenere la mia bacchetta? Ecco, guarda, come brilla! No, Fiore! Gatto gattino! Miau! Ah, a quanto vedo i vostri amici hanno portato un bel gattino! Miau! Ecco, quella è Fiore! Ha imprestato a Daisy la sua bacchetta! Ho capito! Bel gattino scompari, Fiore riappari! Uno dei vostri amici è stato trasformato in insetto? Chi è? No, mammina! Questo è Gastone, la coccinella! Nessuna trasformazione, è proprio così! Ah, certo! Ovviamente! Ciao, Gastone! Ascoltate, le gemelle sono ancora piccole, quindi per favore state attenti! Va bene, Regina Cardo! E non fatele mai uscire dal cortile del castello! Sì, mammina! Divertitevi! Wow! Le tue sorelline sono davvero scatenate! Lo so! Sono una vera minaccia! Quindi tieni la tua bacchetta al sicuro, Fiore! Andiamo! Sono così dolci e minuscole! Sono sicura che Daisy non voleva trasformarmi in un gatto! Miau, miau! Eccoci qua! Lì sopra c'è tutto quello che ci serve! Della colla, vernice... dei pennelli e brillantini. Oh, che bello! Prima devo mettere un tappeto, così non versiamo tutta la colla sul pavimento. Certo! E dobbiamo indossare dei grembiuli per non sporcarci i vestiti. E adesso? Adesso mettiamo insieme tutti i pezzi con la colla, in questo modo. Uno, due, tre! Vedi? Sono incollati! Uno, due, tre! Uno, due, tre! Uno, due, tre! Uno, due, tre! Ecco fatto! È a posto! Urrà! Non sembra proprio come prima. Possiamo dipingerla? Sì! Così è meglio. Prima c'erano anche dei fiori. Sono bravissima a dipingere i fiori. Ecco fatto. Però me la ricordo un po' più scintillante. Possiamo usare i brillantini. Mi piacciono i brillantini. Sono così brillanti. Ecco fatto. Urrà! Credi che la tua mamma noterà la differenza? Può darsi. Forse dovremmo mettere degli altri brillantini. No, Ben. Abbiamo provato ad aggiustarla, ma non ha funzionato. Dobbiamo andare a chiedere un incantesimo a Tata Susina. Ok, dai, andiamo dalla Tata. La principessa Holly e il nostro re Cardo. Urrà! Urrà! Ed ecco i finalisti, Vostra Maestà. Il primo è un pomodoro. Oh, davvero molto grande. E l'altra è una fragola. Anche quella è molto grande e rossa. Adesso devo fare un altro discorso. Complimenti per aver coltivato questa roba. La frutta e gli ortaggi sono enormi. Senza ulteriori indugi, dichiaro che il vincitore è il pomodoro! O forse la fragola? No, il pomodoro! Ma papà, non è giusto, stanno usando la magia! Sì, lo so, succede tutte le volte. Perché non proviamo ad assaggiarli per scoprire qual è il migliore?
Questa è un'ottima idea! Assaggiamoli! Sarà il nostro pranzo! Prima il piatto forte, il pomodoro! Delizioso! Ora, come dessert, questa bella fragola! Davvero squisita! Yum, yum! Sono tutti e due molto gustosi! Vincono entrambi! Urrà! Urrà! Allora, dov'è il trofeo? Spero non sia tardi, maestà! No, è giusto in tempo! Congratulazioni, ottimo lavoro! Urrà! Urrà! Ora facciamo un altro gioco! Va bene, ti va nascondino? D'accordo, allora giocheremo a nascondino! Yuppie! Io adoro giocare a nascondino! Però non potrai usare le tue ali! Va bene, non userò le mie ali! Uno, due, tre... Non sbirciare! Va bene! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Arrivo! Che tu sia pronto o no! Ben si è nascosto bene! Non è qui! E non è nemmeno qui! Ben! Mi dai un indizio? Ti prego! Acqua! Acqua, acqua. Oh. Fuochino. Fuocherello. Fuoco, è quasi un incendio. Ti ho trovato. Oh, ma non c'è nessuno qui. Acqua. Ah. Questo gioco è molto noioso. Ho di meglio da fare che star qui a perdere il mio tempo. Eccomi qua! Ti ho trovato! Era un ottimo nascondiglio, vero Holly? Non era niente male, sì, hai ragione. Gli elfi sono molto bravi a nascondersi e io sono un elfo! Tocca a me nascondermi! Ma ricorda, devi seguire le regole. Non usare le ali, è proibito! Non userò le ali, te lo prometto! Guardate, è una lumaca! Holly, perché non provi a chiederglielo tu questa volta? Però dovrai alzare un pochino la voce, perché purtroppo le lumache non ci sentono tanto bene. Come mai non sentono bene? Perché loro non hanno le orecchie. Tata, non possiamo raccogliere un po' di bava dal terreno? Non puoi andare in giro a raccogliere la bava di qualcun altro senza chiedergli il permesso. Non sarebbe corretto. Buongiorno, signora lumaca. Più forte! Buongiorno! Il mio papà, il re, non sta bene. Abbiamo bisogno della sua bava. Soltanto un po' per farlo stare meglio. Le dispiacerebbe se la mettessi in questo barattolo, per piacere? Credo che abbia detto di sì. La ringrazio, è stata molto gentile. Ottimo lavoro, Holly. Adesso controlliamo la lista. Goccia di rugiada. Eccola, tata. Bava di lumaca. Eccola, tata Susina. E per ultimo ci occorre un rutto di rana. Potrebbe essere complicato. Lì c'è una rana, tata. Oh, signora rana, buongiorno. Sarebbe così gentile da fare un rutto in questo barattolo. Cerchi di rilassarsi, stia calma. Oh, non abbiamo tutto il giorno. Per far fare il ruttino ai bambini, si massaggia loro la schiena. Va bene, massaggio io la schiena della rana. Mi sembra di sentire qualcosa. Urrà! Andiamo subito in cucina. Posso scendere adesso? Ma certo, vostra maestà. Guardate, c'è una crepa! Oh no, papà, allora hai rotto l'uovo! No! Guardate meglio, si sta rompendo da solo!
Si sta schiudendo! Oh! Oh, un uccellino! Ah. Ottimo! Adesso la mamma sentirà il richiamo del piccolo e verrà qui a prenderlo. Io posso tornare al mio lavoro. Guardate! L'uccellino sta seguendo Tata Susina! È normale, perché di solito la prima cosa che vede un uccellino è la sua mamma. E la prima cosa che ha visto lui è la Tata. E così crede che la Tata sia la sua mamma. Ma io non sono una mamma uccello. Il piccolo è affamato e la mamma uccello dovrebbe nutrirlo. Non ho con me del cibo. Cosa mangia un uccellino? Vermi e piccoli insetti. Gastone è un insetto. Attento, Gastone, forse è il caso che tu ti allontani un po'. Sarà meglio trovare subito dei vermi. E come? Usando il richiamo per vermi. Fate così. I vermi credono che stia piovendo e salgono in superficie. Guardate, un verme! È scappato via! Oh, oh. Non dobbiamo darci per vinti! Proviamo di nuovo! Eccone un altro! Scegliete il vostro compagno per l'ultima gara di oggi. La carriola sulle mani! Oh, perbacco! Ben non ha una compagna! Senti, posso essere io la tua compagna, Ben! Ti prometto solennemente che non userò la magia e non volerò! No! Oggi hai già combinato fin troppi pasticci! Ti prego, Ben, sono sicura di esserne capace, ma... cos'è la gara di carriola sulle mani? Ecco chi tu sei, Holly! Io sono molto brava a camminare sulle mani, te l'ho detto che sono una vera ginnasta! Va bene, allora! Incredibile, una fata! Oh, beh! Il regolamento non dice che una fata non potrebbe gareggiare! Ai vostri posti? Pronti? Via! Forza, Ben! Forza, Holly! Mettetecela tutta, bambini! Abbiamo vinto! Hurra! La gara è finita! I vincitori sono Ben l'elfo e la principessa delle fate, Holly! Hurra! Grazie, Holly! È stato un piacere, Ben! Chi avrebbe mai detto che una fata avrebbe vinto questo tipo di gara? Io so fare anche altre cose. Ma è incredibile! Che cos'era quello? Un balletto, della ginnastica e anche una posa aggraziata. Molto brava! Allora ai prossimi giochi degli elfi si dovrà ballare... e anche fare ginnastica. E anche stare in pose aggraziate? Certo! E stare in pose aggraziate! Urrà! Forse la principessa Holly potrà dare a tutti delle lezioni. Sì, con piacere! Tata! È tutto a posto! Sì! Perlomeno sono asciutta! Le sue ali sono bagnate fradice. Non può volare. Già, quindi è bloccata su quella piccola isola. Tata Susina, sei pronta a essere salvata ora? No, aspetterò che le mie ali si asciughino e poi volerò lì da voi. Forse quell'uccello sta cercando dei vermi. Spero che la signora uccello ora non scambi me per un verme. Tata Susina è in un nido di uccellini. Non c'è alcun pericolo finché le uova non si schiuderanno. Ecco appunto. Oh no, gli uccellini sembrano affamati. Oh, ci picchia, le ali sono ancora bagnate. Tata Susina! È un po' spiacevole, ma
ma in fondo è solo fango. Veramente credo che siano sabbie mobili. Tata Susina sta sprofondando sottoterra. Ben, sono pronto per il salvataggio adesso. Fantastico! Decolla, Gastone! Presto, sbrigati! Tata, cerca di resistere! Adesso proverò a prenderti al lasso per tirarti fuori di lì! È troppo pesante! Gastone, tira! Non mollare! Urrà! Tata Susina! Hai un odore disgustoso! Beh, almeno non c'è nessun altro che mi sta vedendo! Livello 1! La stanza dei computer! Un vero spasso! Oh, il mio stomaco è tutto sottosopra! È bello, non è vero? E pensa che sarà anche meglio la prossima volta! Cosa vuol dire che sarà meglio? Lo vedrai! Seguitemi! Qui è dove decidiamo l'aspetto finale che devono avere i giocattoli! Quindi non li fate così come vi vengono! Oh no, no, no! I giocattoli sono progettati in ogni piccolo dettaglio. Niente mai lasciato al caso. Però è un lavoro un po' troppo duro per me. Noi elfi siamo molto fieri della nostra precisione. Vedete, qui è dove scegliamo i colori. Quella lì è la bambola per Babbo Natale. Sì, ora per farvi un esempio, se voglio posso cambiare il colore del vestito della bambola. Da rosso farlo diventare blu. Vestito blu. Ora tutti quanti in fabbrica sapranno che devono dipingere il vestito di blu. Ma Babbo Natale non voleva che fosse rosso. Certo che sì, principessa Holly. Questo era solamente un esempio. Tutti a bordo! Prossima fermata, la fabbrica degli elfi. Oh, ma non dobbiamo scendere ancora, vero? Sì, Tata. La fabbrica è molto più in basso. Bisogna scendere alle radici dell'albero. Quanto più in basso? Molto più in basso. Oh! Tutti a bordo! Sembra che stiamo scendendo poi molto. Oh, aspetta, Holly. Prossima fermata a livello 99. Tenetevi forte! Oh! Oh, il mio stomaco! Molto divertente! No. Sentite, le streghe non fanno assolutamente niente. Hanno solo un cattivo odore e preparano dei dolci orripilanti. Cosa? E per quanto riguarda la magia, sono del tutto innocue. Non saprebbero fare un semplice incantesimo di trasformazione. Certo che lo so fare. Allora perché non cambi questa orribile tappezzeria? Cosa? O rendi questa poltrona più comoda? Smettila subito, Tata. Prepara ottimi dolci. Fa molta attenzione, ti avviso. E ora rifatti il guardaroba. Se provi a cambiare anche solo un'altra cosa... Che brutto trucco! Mi dispiace aver dovuto congelare Tata Susina. È stata molto maleducata con me. Non aveva intenzione di essere maleducata. Mi deve credere, signora strega. Forse no, però lo è stata. E ora Tata Susina resterà congelata per sempre? No... Se accetterà di chiedermi scusa, la libererò. Tata Susina, chiedi subito scusa alla strega. Non ne ho nessuna intenzione. Stavo solo cercando di aiutarti, brutta befana. Oh! Quindi non la lascerà libera, vero? No. Dobbiamo cercare aiuto. Noi due possiamo andarcene, signora strega. Ma certo, cara. Voi siete stati entrambi molto gentili con me. Qual è il tuo piano? Correre subito dal re. Sì, papà verrà a sgridare la strega e annullerà l'incantesimo. Arrivederci! Arrivederci e grazie tante per la sua ospitalità. Sì, grazie signora strega e buona giornata. Salve ragazzi. Presto, corri! È il giorno degli scherzi degli elfi. Ah! Oh,
Gli scherzi mi piacciono molto. A me non sembrano così divertenti. Dovresti avere più senso dell'umorismo, Holly. La tata ha ragione. Dai, andiamo a divertirci. Certo, la lezione di oggi può essere come divertirsi. Andate, forza. Va bene. Felice giorno degli scherzi! Felice giorno degli scherzi! Felice giorno degli scherzi! È divertente! Un ragno enorme! È un ragno finto, non ti preoccupare! Papà lo tira fuori ogni anno! Oh, felice giorno degli scherzi! Ma che cosa fai? Scusa, mi dispiace moltissimo, principessa Holly. Spero che non ti sia spaventata troppo. È tutto ok, è divertente! Oh, che bella sorpresa, principessa Holly! Ti diverti al nostro giorno degli scherzi, dolce Fatina? Sì! Mi piace davvero molto! Vorrei tanto che Tata Susina fosse qui! Lei adora gli scherzi! Oh, non sapevo che a Tata Susina piacessero certe cose! Sì! La Tata ha un grande senso dell'umorismo! Sul serio? Allora dovremmo mostrarle qualche scherzo, non credi? Al camion degli elfi!